La scelta di puntare sull'efficientamento energetico ormai è una realtà per il Comune di Fano. Negli ultimi 8 mesi poi siamo riusciti a dare un'accelerata grazie alla stretta collaborazione tra l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio Lavori Pubblici. Siamo molto contenti dei risultati, in particolare di questi 800.000 euro divisi nei progetti per 5 strutture. E questi progetti riguardano l'efficientamento energetico e quindi il risparmio nei consumi per queste strutture, ma anche il miglioramento della qualità della vita. Efficientamento energetico quindi significa questo ed è anche una responsabilità sociale, motivo per cui le strutture individuate sono per lo più strutture scolastiche e poi c'è anche la struttura di Casa Archilei, che è molto importante per la comunicazione, la divulgazione scientifica nei temi riguardanti l'ambiente. 5 scuole che in questo caso riguardano la Nuti, la Gandiglio e la Trottola, e anche su 2 strutture, una sportiva, la palestra Zattoni, e l'altra Casa Archilei. 5 interventi molto attesi che già sono in movimento da giorni, dove presso la scuola Nuti abbiamo già sistemato la caldaia, in settimana verrà ultimata la sua installazione, il relamping invece è terminato. Poi abbiamo anche la scuola Gandiglio, dove invece il relamping partirà da domani, mentre la caldaia già installata e collaudata. E in ultimo la scuola Trottola, dove invece l'intervento sugli infissi era più corposo, perché parliamo di 60-65 corpi, quello è già iniziato e in settimana, se non i primi giorni della prossima, dovrebbe essere ultimato, mentre la caldaia è stata demolita e anche questa entro lo stesso tempo dovrebbe concludersi. Per cui queste prime 3 scuole, diciamo che per la prossima settimana dovrebbero concludersi gli interventi. Poi abbiamo la palestra Zattoni. La palestra Zattoni aveva 3 interventi, uno era l'installazione di una nuova pompa di calore, che appunto questa arriverà fino a agosto ed è quella che tarderà un pochino di più, mentre per quanto riguarda gli infissi e il fotovoltaico sono in lavorazione ed entro la prossima settimana anche questi saranno ultimati. L'ultimo intervento importantissimo è quello di Casa Archilei e questo sarà l'ultimo che faremo in programmazione, quindi partirà a settembre e si concluderà entro l'ultima scadenza derogata dal Ministero, proprio perché gli interventi erano tanti, quindi ci hanno dato una piccola deroga. E si concluderà nel momento in cui ci sarà la sostituzione della caldaia, la sostituzione degli infissi e anche tutto quello che è l'installazione dell'impianto fotovoltaico.